Facevo atletica e ho fatto un periodo che mi allenavo 3-4 volte alla settimana, però non so se mi allenavo nel modo sbagliato, non sarei mai diventata un talento, non è che ne è uscito tanto, però mi ha fatto imparare a organizzarmi anche per avere la scuola, che al tempo era il liceo, l'allenamento e studiare, e, sì, imparare a strutturare, ecco, forse anche il proprio lavoro e comunque sentirsi bene fisicamente, che è un altro presupposto per me per poter lavorare bene, ecco. Che disciplina praticava? Ma facevo tipo i 100 metri, il salto in lungo, ecco, cose così. Magari col senno di poi sarei stata Una più adatta, velocista. sì, però non veloce, appunto. Magari col senno di poi sarei stata più adatta a fare mezzo fondista, ma nessuno me l'ha proposto. C'è troppo calcio, secondo lei? E io in Ticino soprattutto mi sono accorta la differenza tornando in Ticino dopo gli anni in Svizzera interna, lì si parla anche più degli altri sport. In Ticino le prime pagine dei giornali, la parte sportiva è sempre solo calcio. E a discapito anche di tanti sport dove siamo leader mondiali. E dopo tutti i ragazzi, tutti i bambini maschi parlano solo di diventare calciatori, no? E questo non so quanto sia anche legato magari un po' alla vicinanza con l'Italia, in cui anche in Italia il calcio è lo sport principale. Senta, in breve io le chiederei adesso invece di dirmi lei in realtà che lavoro sta facendo. Mio figlio mi dice: ma tu adesso non fai più niente perché non hai il cantiere e fai solo, sei sempre solo al computer. Che lavoro faccio? Io adesso coordino e produco al momento carta, si vedono le scatole qui nell'ufficio, faccio una, sono un po' di, sì, coordinatrice perché io non progetto, non faccio calcoli statici di quanto è spesso alla volta della galleria, per questo c'è un team di progettazione di una ventina di persone. Non faccio neanche gli aspetti ambientali, le prove che abbiamo fatto adesso fuori sui prati a contare quante piantine al metro quadrato ci sono per poi verificare che nel corso del cantiere non venga danneggiato. Praticamente per ogni aspetto c'è un esperto e io alla fine il mio lavoro è tirare assieme il tutto e creare, far uscire da qui un progetto che è completo e rispettoso delle norme, ecco. E per quando sarà pronto definitivamente questo progetto? Ma adesso siamo appena conclusa la fase di pubblicazione, adesso i cantoni e gli enti federali hanno ancora tempo di prendere posizione e se tutto va bene, metà dell'anno prossimo, autunno dell'anno prossimo dovremo avere l'approvazione dei piani, cosiddetta in termine tecnico, che corrisponde come si dice, alla Baubewilligung, al permesso di La licenza costruzione, di alle costruzione. licenze edilizie per questi progetti infrastrutturali e dopo da lì potremo mettere in appalto i lavori preliminari e i lavori principali, quindi se nel 2020 possiamo cominciare a fare la posa della prima pietra Primo colpo di e il primo piccone colpo di piccone, esatto, e la nel prima volata 2020. nel 2020, E la esatto. conclusione dei lavori è prevista Più da o 5 meno anni sono dopo. 7 anni per il 7. secondo tubo e poi ancora saranno 3 anni di risanamento di quello esistente. È stata una fase difficile perché io mi sono sempre detto, io sono ingegnere, non faccio politica, però quando si viene coinvolti siamo andati a fare qualche serata informativa a presentare il progetto dicendo noi facciamo un progetto dal punto di vista tecnico, il nostro incarico è progettare una seconda canna non, senza aumento di capacità. E però nessuno ci credeva, ecco, dopo diventava l'aspetto politico, dire ma tanto si può aprire a quattro corsie. Noi abbiamo detto il nostro incarico non è un progetto del genere, a livello di ventilazione non si può schiacciare un bottone e dire adesso passiamo a quattro corsie. E a un certo punto dopo è arrivata una discussione su dei fronti, quando ti accusano di dire che dici, ah, tu non dici la verità. Ecco, questa è stata un'esperienza un po' ogni tanto frustrante e poi alla fine ci siamo detti, noi più di così non possiamo dire, il nostro compito è elaborare un progetto tecnico sull'incarico del Consiglio federale. Lei oggi si sente ancora di garantire a quegli svizzeri, a quei ticinesi che erano contrari alla seconda canna, che anche dal punto di vista tecnico non sarà possibile fare quello che diceva No, prima, cioè. non sarà possibile, il progetto va avanti su questa linea. E poi naturalmente io personalmente come ticinese non lo voglio neanche aprire a quattro corsie, perché il traffico passa comunque qui da Bellinzona dove abito.